Wired Play, il podcast di Wired dedicato alla cultura pop. Benvenuti a una nuova puntata di Wired Play. Io sono Paolo Armelli e con me c'è Andrea Gentile. E oggi in questa puntata parleremo di un tema molto presente sui giornali e nelle conversazioni pubbliche di questi tempi, spesso anche con storture, allarmismi e soprattutto esagerazioni. Stiamo parlando ovviamente del coronavirus e noi ovviamente dal nostro punto di vista Wired Play non parleremo del caso specifico in sé. Su wired.it trovate tanti articoli specifici e molto precisi sul caso. Invece vogliamo trattare il tema da un'angolatura che è più nostra, e cioè il fatto che l'uomo è da sempre interessato e affascinato, anche se terrorizzato, dal tema delle pandemie e dei contagi. Quindi vorremmo un po' esplorare questo mondo. Sì, è un tema molto molto particolare che ha ispirato tantissimo nel passato non solamente la letteratura ma anche tutta la cinematografia e ultimamente anche le serie TV. Partiamo un po' da lontano con un ricordo del racconto della Morte Rossa di Edgar Allan Poe, che diceva che mai si era vista peste così fatale e orribile, ma poi cercheremo adesso di entrare più in un tema contemporaneo, in particolare con questo primissimo estratto. Ha detto di aver incontrato qualcuno che stava male sull'aereo in aeroporto. Ha detto che aveva il jet lag. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Qualcuno di voi magari avrà riconosciuto questo spezzone di trailer. È tratto dal film Contagion di Steven Soderbergh, è stato presentato nel 2011 e parla proprio di pandemie. Un fatto che ha colpito molto in tutta questa recente, ovviamente, attenzione e quasi infodemia, come l'ha definita l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato che, soprattutto negli USA, negli Stati Uniti, in seguito proprio alle notizie sul coronavirus, c'è stato un'impennata nelle visualizzazioni in streaming di questo film. Già la sua uscita, proprio nel 2011, come vi dicevo, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film era stato parecchio apprezzato, non solo dalla critica ma anche dal pubblico. Ha un cast stellare, davvero. C'è Matt Damon, ci sono Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Lawrence Fishburne. Insomma, un cast davvero davvero nutrito che ha contribuito ovviamente anche al successo della pellicola. Ma è stato anche apprezzato molto dagli scienziati stessi, per quanto è stato abbastanza accurato. Ovviamente si tratta di un film, quindi la drammatizzazione è abbastanza importante. Però c'è una scansione temporale della diffusione di questa epidemia sconosciuta che può servirci a capire un po' come funziona il mondo dell'epidemiologia e in generale del contagio. La coincidenza non da poco è che in questo film il personaggio di Gwyneth Paltrow diventa la paziente zero di questa nuova malattia. Torna in Minnesota da un viaggio di lavoro a Hong Kong e proprio, guarda il caso, dalla Cina, per una strana catena di coincidenze, che porta la malattia su suolo statunitense. La causa in questo caso è un virus che ha fatto il cosiddetto salto di specie dal pipistrello al maiale e poi è arrivato finalmente all'uomo. Nel film ovviamente si propaga per tutto il mondo, l'emergenza sanitaria è altissima, ci sono moltissimi moltissimi morti, ma alla fine si riesce a trovare un vaccino. La visione di questo film è utile per gestire la paranoia del contagio? Allora, dico la verità, ieri sera l'ho rivisto una seconda volta. Ovviamente i paralleli con la situazione attuale sono insomma abbastanza preoccupanti. Sicuramente l'impatto che può avere sul pubblico è questa morbosa, tra virgolette, attenzione al contatto, ovvero ai vari modi in cui il virus può essere trasmesso, e ci sono tutta una serie di immagini che indugiano proprio sul come non ci siano i telefonini, una stretta di mano, il cibo. Tutta una serie di precauzioni che effettivamente vengono spinte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
per far sì che una malattia non si diffonda al grande pubblico. Certo è che un po' di ansia, onestamente, me l'ha messa. Fatto sta che oggi comunque, insomma, al 7 di febbraio bisogna sì fare attenzione, non c'è un'allerta totale mondiale, però bisogna comunque prestare un minimo di attenzione. Un altro degli aspetti che Contagion di Soderbergh sottolinea e che forse anticipa un po', anche visto che il film era del 2011, uno dei grandi temi dei nostri giorni è quello delle fake news, ovvero all'interno del film c'è un personaggio che è un giornalista barra blogger interpretato da Jude Law che inizia a parlare di una potenziale cura e di quanto questa cura sia efficace. Nel corso del film ovviamente viene svelato che questa cura in realtà non sia tale, una cura naturale tra moltissime virgolette, però sottolinea il fatto che notizie di questo tipo vengano chiaramente accolte con moltissima speranza, soprattutto nel momento in cui si parla di una malattia molto molto pericolosa come quella che è stata illustrata all'interno del film. Sicuramente la visione del film in questo periodo genera un po' di ansia, però deve essere un'ansia positiva e dovrebbe anzi cercare di abbracciare quello che è il messaggio del film, ovvero che il panico non è assolutamente utile a nessuno. Sì, bisogna sempre fare attenzione a non farsi suggestionare, perché la psicosi è sempre dietro l'angolo. In ogni caso è vero che c'è una tendenza un po' generale di tutti gli spettatori di cercare in film e serie delle anticipazioni di quello che sta succedendo oggi con il coronavirus, quasi che anche cercare un po' di profezie alla Nostradamus possa tranquillizzarci in qualche modo sul presente. È successo ovviamente ancora una volta con i Simpson, da sempre ritenuti profetici e in grado di anticipare i grandi eventi dell'attualità. L'abbiamo visto con la vittoria di Trump o l'acquisizione di Fox da parte di Disney, alcuni hanno detto anche sui risultati del Super Bowl. Insomma, non è sempre così vero e spesso sono anche casi un po' fortuiti, però anche nel caso del coronavirus c'è stato qualche spettatore che ha forzato un po' la mano e citato un episodio del 1993, quindi durante la quarta stagione dei Simpson, parliamo ormai di molto tempo fa, in cui a Homer viene recapitato un estrattore per fare i succhi direttamente da Osaka. Nella scatola vediamo in un'immagine dell'episodio che un povero inscatolatore, un povero operaio confezionatore, starnutisce mentre è influenzato, starnutisce nella scatola, e quindi in un modo abbastanza anche pittoresco il virus arriva fino a Springfield e poi da lì si propaga. Ovviamente capite che i paralleli sono ovviamente forzati, per di più si trattava del Giappone e non della Cina in quel caso, ma il bisogno di trovare dei parallelismi ha anche in questo caso generato un po' una forzatura. A proposito di serie e di cose che si possono recuperare in streaming, in queste settimane si è fatto notare su Netflix la docuserie Pandemic. È un caso abbastanza strano perché si tratta di un formato seriale che appunto nella forma della docuserie segue le vicende in presa diretta delle persone che sono alle prese ogni giorno con diversi tipi di contagio. Si parla di casi storici come la febbre spagnola di inizio Novecento, ma anche di casi più recenti come l'aviaria e l'ebola. E ovviamente si va a raccontare le storie di queste persone, di questi professionisti sanitari, soprattutto che hanno la missione proprio di dover ridurre l'estensione del contagio. Ora, il debutto della serie, appunto sulla piattaforma di streaming Netflix, è avvenuto lo scorso 24 gennaio e ovviamente, come tutti i titoli della piattaforma, era programmato con grande anticipo. Certo è che il tempismo con cui questa serie è arrivata, insomma, alla fruizione degli spettatori è quantomeno bizzarro. Ovviamente poi ci sono state anche tutte le dietrologie e c'è chi crede anche che si possa in qualche modo, giocando con gli algoritmi, proporre con più frequenza un titolo del genere, che ovviamente data l'attualità è di sicuro appeal, in un modo negativo o positivo poi lo deciderete voi. Nonostante tutto, comunque
nonostante appunto tutte queste dietrologie, vedere Pandemic è un'esperienza abbastanza interessante, nel senso che è una serie molto utile per comprendere le dinamiche che stanno dietro a tutte queste operazioni di salvaguardia e di intervento in casi di contagio. Tra l'altro riesce anche a essere piuttosto commovente, perché spesso ci sono scene ambientate in parte del mondo che già vivono situazioni di svantaggio, di povertà, di emarginazione, e in più spesso sono le più colpite, le più duramente colpite da questi contagi, ma in generale anche diciamo in paesi più fortunati, più abbienti, la gestione proprio emotiva e sentimentale di un'emergenza sanitaria ha sempre dei risvolti che appunto possono essere toccanti per uno spettatore che si approccia a questi temi. Che sia stato un gioco di algoritmo, quindi, che l'ha fatta schizzare nella home di moltissimi utenti, come qualcuno ha sospettato, oppure ancora una volta una casualità, Pandemic rimane comunque una serie, una docu-serie, se vi piace il genere, da vedere. Ovviamente attenzione, perché bisogna avere lo stomaco un po' forte, soprattutto diciamo per non rimanerne in qualche modo traumatizzati. Uno spezzone di sigla che in molti magari avranno riconosciuto è che è quello di The Walking Dead, una delle serie TV tratta da un fumetto di Robert Kirkman, tra le più viste degli ultimi anni, di grandissimo, grandissimo successo, e che parla di zombie. Perché parlare di zombie nel momento in cui parliamo di epidemie? Beh, perché c'è un legame abbastanza stretto tra quello che, diciamo, la fantasia degli scrittori e degli sceneggiatori, non solo di The Walking Dead, ma magari di 28 giorni dopo, della notte dei morti viventi di Giorgio Romero, di Io sono leggenda, addirittura, insomma, la fantasia di moltissimi scrittori si è ispirata proprio a quella che è la realtà delle malattie, perché molto spesso alla base di questo ritorno dalla morte, di questi morti viventi o non morti, c'è appunto un virus, un batterio, insomma un patogeno che è in grado di scatenare sull'umanità questa piaga. Ebbene, molte volte capita nella realtà che un argomento faccia, come dire, il giro. Perché? Perché sono gli stessi scienziati che negli ultimi anni hanno iniziato a utilizzare proprio il tema degli zombie, il tema dei non morti, per effettuare studi scientifici. Ovviamente non si tratta di studi reali, sperimentali, con veri soggetti, ma si tratta di simulazioni, ovvero si cerca di simulare il reale, in questo caso una finta epidemia zombie, per riuscire a capire quella che potrebbe essere l'evoluzione di un'epidemia generica. Ovviamente il tema degli zombie è un tema che viene preso dagli scienziati a modello, per cercare di, da un lato, esemplificare un qualcosa che esiste davvero, ovvero il virus, un patogeno che si diffonde tra gli esseri umani, dall'altro anche incuriosire il grande pubblico, che magari può ricevere delle informazioni corrette, può saperne qualcosa di più riguardo alle epidemie, nel momento in cui si utilizza un tema così popolare, così fantasioso come quello degli zombie. E non a caso, infatti, i CDC americani, ovvero i Centers for Disease and Control and Prevention, in sostanza i centri epidemiologici negli Stati Uniti, hanno diffuso nel corso degli anni diverse brochure che davano delle indicazioni per sopravvivere a un'epidemia zombie. Ebbene, tutti questi consigli erano consigli, cercate in rete perché sono molto molto interessanti, che in realtà potevano essere applicati a qualunque tipo di epidemia. I CDC hanno semplicemente utilizzato un grandissimo tema, un tema molto molto popolare, per far passare un messaggio che invece era scientificamente corretto e poteva essere utilizzato effettivamente in tutti gli altri casi in cui il virus o il batterio o il patogeno era reale. Quindi anche gli zombie, un prodotto fantasy di fantasia, sono anche utili per la vita reale.
È interessante in effetti vedere come appunto gli zombie siano stati utilizzati per diffondere un'informazione, diciamo, in qualche modo medico-sanitaria. Però anche ricollegandoci alla citazione di Edgar Allan Poe prima, si può arrivare alla conclusione che in realtà l'horror in generale spesso ha cercato di esorcizzare la paura, ovviamente della morte, ma in questo caso anche della malattia, del contagio, creando delle figure appunto terrificanti, ma che in qualche modo mettono anche in guardia rispetto alla diciamo promiscuità o alle scarse pratiche di igiene, che sono ovviamente da evitare in casi appunto di pandemie ed epidemie. Basta pensare anche al fatto dei vampiri, no? Il fatto che comunque il sangue sia una sostanza che diciamo facilmente corruttibile, e in effetti se pensiamo a tutte le leggende sui vampiri, o chi di voi ha visto anche la recente Dracula su Netflix, questa serie che immagina di nuovo appunto le origini e lo sviluppo della storia del re dei vampiri, insomma si sarà accorto che appunto anche in quel caso il trasformarsi in vampiro passa appunto attraverso una specie di contagio, in quel caso molto violento, cioè il morso di Dracula stesso. Però anche lì troviamo le stesse metafore, ma insomma il timore di essere contagiati è stato declinato in mille modi diversi. Pensiamo ancora ad esempio a tutta la saga di videogiochi e poi di film di Resident Evil, in cui anche lì il fatto che delle mutazioni di certi elementi del DNA diventa poi lo strumento per diffondere dei virus veramente terrificanti. Insomma, è tutto un modo, questo vogliamo sottolinearlo, in qualche modo sia per sottolineare l'importanza di certi temi, ma anche al contrario per esorcizzarli, per cercare di comunque renderli gestibili almeno all'interno del nostro immaginario. Sì, perché alla fine avere paura è normale, comprensibile, umano. Ci sono molti modi di gestirla, ma sicuramente, come diciamo, il panico dovrebbe essere assolutamente evitato. Infatti con questa puntata di Wordplay abbiamo voluto darvi tante suggestioni in qualche modo per esorcizzare la paura del contagio, e più in particolare il temore che il coronavirus ha suscitato in questi ultimi tempi. Concludiamo qui salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Andrea Gentile e da Paolo Armelli. Alla Ciao. Prossima.